Alle spalle della città di Cagliari si estende il grande stagno del Molentardus. Qui il mare viene raccolto per la prima evaporazione. Per mezzo di idrovore modernissime, l'acqua, ridotta a un terzo del suo volume, entra nelle saline. Da aprile a settembre negli stabilimenti di Cagliari, 10 milioni di metri cubi d'acqua di mare satura a 14 gradi Bomè va a maturare nelle vasche salanti. Quando nelle caselle l'acqua raggiunge i 30 gradi ed è satura rispetto al cloruro di sodio, si forma il sale da cucina in masse cristallizzate. Ogni anno si raccolgono in media 200.000 tonnellate di sale che, accatastate in grandi masse prismatiche, vengono disposte ai bordi delle vasche in attesa di essere caricate su grandi barche e trasportate nei bacini del porto, dove attendono navi italiane e straniere. Il sale italiano raggiunge e copre il fabbisogno di molte nazioni. Ma a noi interessa principalmente esaltare il sacrificio degli uomini nelle saline. Il loro lavoro, oscuro, anonimo, è tra i più pesanti che l'uomo moderno debba affrontare. Ma è un lavoro indispensabile, utilissimo, che i salinari affrontano in autunno, quando il sale matura. Questi sono gli uomini del sale. È gente di Pula e di Quartu, di Selargius e di Capoterra, di Sarroc e di Nissa, i paesi antichi distesi lungo il golfo. Sono forti e duri come statue, legati alla tradizione del loro lavoro. Sono uomini di vario mestiere. A maggio stringono i tonni in una morsa lungo le scogliere di Carloforte. Ad agosto tagliano il grano nelle grandi pianure dell'interno. E dopo il sale, alla fine dell'autunno, ancora arroventati, si ristorano con la vendemmia. Riposano gli occhi stanchi di luce nel colore tenero dei pampini. Tra di essi ci sono pescatori e operai. E gente dalle mani adatte, generose. Questi uomini silenziosi si muovono nella grande salina che sfiamma. Il loro lavoro è un suggerimento alla sete, al verde, all'ombra. E nascono i grandi cumuli piramidali lungo tutto il perimetro di questo paesaggio apparentemente polare. Gli uomini che lavorano sul grande cristallo di sale hanno il taglio e il colore delle antiche sculture in legno. I movimenti sono avari, le parole, rarissime, si perdono dietro il rumore meccanico delle sollevatrici. Ogni uomo ha la memoria immersa in una fresca fontana di paese. Thank you.
Gli uomini del sale riposano all'ombra artica dei grandi cumuli innalzati. I discorsi, le risate, i bocconi hanno il ritmo lento della siesta. È l'ora rovente del mezzogiorno, l'ora canicolare da evitare. Ferma, stagnante, per i più giovani e instancabili scoppia l'allegria nel gioco selvaggio delle testate. I paesi della costa si scontrano, il campanile balla in bilico sulle teste dei rispettivi campioni. È un gioco aspro ma innocente, innocente come una sfuriata di bambini. Nel grande spazio, l'acqua verde scorre lungo le vasche già colme che si tingono di rosso. Quando il sale precipita, l'acqua densa delle vasche ha riflessi di fuoco. È il colore di infiniti microorganismi che muoiono alla superficie. L'ultimo segno di vita nell'acqua. Miliardi di microscopici scheletri rossi sopra 40 centimetri di sale. Resta la grande salina con le sue geometriche superfici astratte. I colori si incontrano, sfumano nell'aria calda che odora di medicinali. Si sfaldano le montagne di sale innalzate l'anno prima e si mandano al mare in grandi barche pigre come cicale. La salina sfocia lungo i canali nel mare fresco dove c'è tutta la vita.